Al nostro consueto appuntamento. Oggi riprendiamo le nostre consuete argomentazioni partendo dal credito d'imposta e cerca e sviluppo. In modo particolare riprendiamo l'annosa questione del corretto inquadramento dei crediti inesistenti e non spettanti alla luce di due recenti e quanto mai fondamentali pronunce della Cassazione, ovvero la 34.419 del 2023 e la 34.452 del 2023. Ora, come più volte sottolineato, applicare con oculatezza le dovute differenze fra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti ha un'importanza fondamentale. Anzitutto sotto un profilo sanzionatorio, come sappiamo, per i crediti inesistenti si applica una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% del loro ammontare, per i crediti non spettanti si applica una sanzione amministrativa pari al 30%. A questi profili sanzionatori si aggiungono quelli penali inerenti al reato di indebita compensazione. Altro aspetto fondamentale riguarda i differenti termini dell'avviso di recupero. Per quanto riguarda l'avviso di recupero per un credito inesistente, indebitamente compensato, il termine decadenziale applicabile è il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo. Per quanto riguarda l'avviso di recupero per un credito d'imposta non spettante, indebitamente compensato, il termine decadenziale applicabile è quello ordinario quadriennale fino all'annualità 2015, ovvero quinquennale, a partire dal 2016. Ora, la questione del corretto inquadramento dei crediti d'imposta inesistenti e non spettanti non ha tuttavia trovato sino ad oggi univoche interpretazioni, al punto da spingere il collegio giudicante con ben due distinte ordinanze interlocutorie a coinvolgere le sezioni unite. E trattasi in modo particolare di due sentenze riguardanti, da un lato, la questione inerente ai differenti termini decadenziali in base appunto alla tipologia di credito, e dall'altra parte la rilevanza ai fini sanzionatori della distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti. Ora, le sezioni unite della Cassazione, quindi con le pronunce 34.419 e 34.452 del 2023, cercano di dirimere una volta per tutte le perplessità inerenti al corretto inquadramento delle differenze appunto fra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti. In modo particolare viene formulato il principio di diritto che vedete in video. In buona sostanza, la Cassazione cosa statuisce? Statuisce che per qualificare un credito fiscale come inesistente devono sussistere contestualmente due requisiti, ovvero la mancanza del presupposto costitutivo necessario a farlo sorgere e che, secondo requisito, tale carenza non risulti facilmente intercettabile in base alle attività di controllo automatizzato o formale posto in essere dalle autorità competenti. Questo, quindi, diciamo, esemplificato, cosa vuol dire? Vuol dire che se il difetto del presupposto costitutivo del beneficio fiscale può essere rilevato in sede di controllo formale, quindi mediante un semplice riscontro sulla documentazione richiesta dall'ufficio ed esibita dal contribuente, senza che sia quindi necessaria un'attività accertativa più penetrante, allora in questo caso il credito d'imposta verrà debitamente compensato, verrà qualificato come credito d'imposta non spettante. Dall'altra parte, se l'irregolarità emersa richiede, per essere appurata, una verifica molto più pregnante, ne consegue quindi, da questo punto di vista, uno sforzo ispettivo molto più articolato e quindi una maggiore complessità del lavoro da parte delle autorità competenti. Allora, in questo caso, il beneficio fiscale potrà essere qualificato appunto come credito d'imposta inesistente.
Per quanto riguarda la questione dei termini decadenziali, viene confermato che il termine ottennale si applica solo per i crediti inesistenti e non per quelli non spettanti. Anche in questo caso, alla base dell'argomentazione vi è sempre comunque il corretto inquadramento delle dovute differenze fra crediti imposti inesistenti e non spettanti. Quindi, in buona sostanza, ecco, le pronunce brevemente analizzate, cosa ci confermano? Ci confermano che l'astratta configurabilità del reato, della fattispecie penale tributaria afferente al reato di indebita compensazione, si sostanzia nella coscienza da parte del contribuente di omettere il versamento delle somme dovute, utilizzando dei crediti d'imposta dei quali si ha la consapevolezza della non spettanza, ovvero della non esistenza. Quindi, parliamo di una condotta marcatamente fraudolenta posta in essere dal contribuente che opera la compensazione dei benefici fiscali ricorrendo ad artifici e raggiri tali da eludere i controlli posti in essere dalle autorità competenti. Quindi, avviandoci verso la conclusione, partendo da tali presupposti, non risulta, diciamo, difficile giungere alla conclusione che la generalità delle casistiche inerenti le indebite compensazioni rientrerebbero tendenzialmente nella fattispecie del credito d'imposta non spettante, in virtù del fatto che l'attività di controllo avviene attraverso il confronto tra i dati esposti in dichiarazione e i documenti conservati ed esibiti dal contribuente. Diverso è il caso invece di un contribuente che coscientemente simula il sostenimento di spese di ricerca e sviluppo avvalendosi appunto di documentazione falsa, ancorché il credito sia stato indicato in dichiarazione. Bene, io vi ringrazio come di consueto e ci vediamo al prossimo appuntamento.